radura aperta in areale montano, condizioni climatiche piuttosto siccitose ed avare di precipitazioni, quota intorno ai 2000 metri, quindi il limitare della vegetazione arborea, una piccola nebbiolina che a volte la mattina ricopre le radure, riesce ad insinuarsi nelle zone dove c'è qualche fossetta, qualche canaletto e qualche pietra. Quando questa umidità si concentra, il micelio di alcune specie fungine è in grado di tirare fuori i propri corpi fruttiferi. Qui vediamo, per esempio, legato all'umidità di questa pietra. Quindi guardate questo fungo, questo Boletus spinophilus, cosa andate a ricercare. La pietra che ha trattenuto umidità e calore perché siamo a quota anche molto elevata, l'erba che ha trasmesso la rugiada e quindi ha mantenuto umido il substrato del terreno, come vedete è leggermente bagnato ma non è bagnatissimo, e ha favorito la fruttificazione di questo esemplare di Boletus spinophilus ad alta quota, accompagnato, guardate che curiosità, dalla spia, la nota spia, il famoso Clitopilus prunus. Adesso purtroppo Clitopilus prunus era molto incavato sotto la roccia, che in un certo senso segnala e cresce negli stessi ambienti di fruttificazione del nostro Boletus spinophilus. Guardiamo il secondo caso, qui è sempre la pietra che ha funto da collante del calore. La pietra durante il giorno trattiene il calore, lo trasmette durante la notte, sotto l'erba rimane l'umidità e guardate l'esemplare presente di Boletus spinophilus. Anzi, ora lo faccio vedere meglio. Come vedete, un esemplare anche di grandi dimensioni che ricopriamo e lasciamo qui a compiere la sua opera di maturazione. Terzo caso, qui non c'è la pietra, qui c'è il mugolo d'erba e come vedete il punto nel quale può scolare un pochino l'acqua, un piccolo canaletto. Qui notiamo che l'umidità del suolo è già maggiore. Il micelio trova le condizioni ideali per riprodurre il suo corpo fruttifero e in questo caso un Boletus spinophilus, che in questo caso, vista anche la qualità, raccoglieremo. Eccolo qua, il nostro bellissimo Boletus pinicola o Pinophilus, che significa amico dei pini. Questo piccolino lo ricopriamo e lo lasciamo, augurandoci di vederlo ricrescere nelle prossime giornate. E anche questi due esemplari, questo un pochino più nascosto e quello un pochino più maturo, ci dedicheremo a lasciarli.